è orribilmente dissanguata. Febbraio 1919. È appena finita la Prima Guerra Mondiale, che ha lasciato profonde cicatrici in tutta l'Europa. Dal fronte tornano soldati senza braccia, senza gambe, senza occhi. Hanno volti disfatti e corpi dilaniati. Si tenta in tutti i modi di rendere la vita meno tragica ai mutilati tornati dalla guerra. Con piccoli regali si cerca di cancellare i brutti ricordi degli orfani di guerra. L'industria bellica, per alcuni, è stata fonte di grandi fortune. Non hanno dovuto conoscere mai la fame. Quando è stato firmato l'armistizio, la festa è stata grande. Ora milioni di soldati tornano alla vita normale. Le famiglie si ricompongono, gli uomini ritrovano le mogli e i figli che non hanno visto crescere. Finalmente scompaiono i cannoni e le città tornano alla vita normale. La Prima Guerra Mondiale ha prodotto 10 milioni di morti. Ora si vuole dimenticare. A Parigi, durante la sfilata della vittoria del 14 luglio 1919, un pilota si infila col suo aereo sotto l'Arco di Trionfo. Le strade, le piazze sono piene di gente. Nei giorni di festa si va a Luna Park. Il mondo è un immenso parco dei divertimenti. La folla prende d'assalto i treni e corre verso il mare. Oppure si va in campagna per divertirsi all'aria aperta. Si balla molto. Le vedove di guerra, la domenica, vanno a ballare alla ricerca di una vita nuova. In Italia, uno dei caduti senza nome viene scelto per diventare il simbolo di tutti i caduti. Il Milite Ignoto viene sepolto a Roma nel monumento a Vittorio Emanuele, che da ora in poi si chiamerà Altare della Patria. È il 1919, l'anno della pace, dopo una guerra terribile durata oltre 4 anni.